Salve amici del blog Libre Opinioni, sono la vostra Luigia Books Blogger e da un pacchetto è uscito un altro pacchetto e mi è arrivato questo bel libro in dono. Chi mi ha donato questo libro è Federico Bianca, il titolo è Riscatto, l'edizione Felici Editori. Il costo di questo volume è di 15 euro e lo potete trovare, credo, sui normali canali dove in genere compriamo i libri senza voler fare pubblicità. Federico Bianco è nato a Catania, è laureato in filologia moderna e dottore di ricerca in italianistica. Un libro dove probabilmente errori in italiano non ce ne saranno. Bellissimo, è tutor esterno presso l'Università degli Studi di Catania ed è sempre appassionato di letteratura, fumetti, cinema. Dal 2007 al 2011 ha collaborato a Stilos, la rivista dei libri, ha scritto numerose recensioni e nel 2011 è stato assistant to the president Emanuele Viscuso alla sesta edizione del Sicilian Film Festival di Miami e ha scritto varie monografie. Bene, vediamo un po' di cosa parla questo libro, così lo scopriamo insieme. Riscatto è l'esordio letterario di Federico Bianca. Racconti che ci passano davanti come una banda di funeral jazz che fende il vocio vitale della folla circostanze. Circostante, una cifra stilistica retro brillante, nutrita di registri alti e bassi, quelli del grande romanzo europeo dei sanatori e delle resurrezioni nella fede, quello americano delle lolite e della mala, quello inglese del gotico, quello dell'Italia delle speranze e dei naufragi del secondo dopoguerra, come pure di un certo sottobosco sociale siciliano. Una scrittura ironico-tragica corroborata da una larga conoscenza dei generi e sottogeneri pop cinematografici e fumettisti che ci calano come nelle pieghe ambivalenti del titolo della raccolta, nei bassi fondi, nelle improvvise svolte dell'esistenza. Grinse dove è ancora possibile una cura all'aver fatto spreco della vita, una definitiva lama di luce, un risarcimento avuto in dono per incanto o per miracolo, se si vuole, dove la musica, prima malinconica di una banda marciante, può farsi, alla fine di tutto, illuminata dal cuore lieve e scansonata. Potente, potente. Bene, allora. Tra qualche settimana sul mio blog www.libreopinioni.com potete ritrovare la recensione. Nel frattempo io auguro a tutti voi in questa calda estate di luglio 2023 buone letture. Baci baci dalla vostra Luigia Books Blogger.